Buonasera a tutti, bentrovati. Questo è l'81esimo podcast del Movimento Zeitgeist Italia. È domenica 21 ottobre e io sono Davide Gaulli, uno dei coordinatori del capitolo italiano e del capitolo milanese. Allora, partiamo subito con le news nazionali. Partirei subito dalla prima, ovvero quella un po' più entusiasmante, ovvero il viaggio a Shamballa. Che abbiamo fatto io e Christian qualche settimana fa, esattamente nel weekend del 6-7 ottobre. Siamo stati invitati da Wasp, l'azienda di stampa 3D e di case stampate in 3D, che guarda caso stavano proprio inaugurando il loro modulo abitativo chiamato Gaia, in onore di Gaia la Terra, con la quale insomma, è proprio stampata la casa. E in questo evento loro sostanzialmente presentavano al mondo la prima casa stampata con terra e scarti vegetali da una stampante enorme, alta più di 10 metri. Curiosi sulla richiesta della nostra presenza, abbiamo subito chiesto maggiori dettagli ed è venuto fuori che Massimo Moretti in persona, che è il CEO e il fondatore di Wasp, voleva conoscerci per approfondire un po' le tematiche del movimento Zeitgeist e conoscerci meglio. Al che abbiamo cercato di parlarci, ma durante il giorno, il sabato, il giorno che siamo arrivati, è stato pressoché impossibile in quanto era richiesto da tutti quanti. Hanno fatto un bellissimo incontro la mattina dove non siamo stati purtroppo presenti e hanno presentato il loro ambiente di lavoro, le loro macchine. C'era una bellissima mostra con tutti i progetti di cui fanno parte, ai quali lavorano, e quindi era veramente richiestissimo. Ma finalmente è calata la sera, è partita la festa e Massimo è stato un po' più libero e è riuscito a fare quattro chiacchiere con noi. Ed è venuto fuori che Wasp, oltre che stampare oggetti, realizzare stampanti molto belle, molto performanti, c'ha anche una visione più etica per il mondo. Tra l'altro vi ricordo l'acronimo di WASP, sta per Worlds Advanced Saving Project, oltre che essere ovviamente un rimando alla Vespa che stampa proprio nei suoi alveari sputando terra. Quindi sostanzialmente l'azienda cerca in qualche modo di migliorare il mondo direttamente o indirettamente. E ci ha spiegato Massimo che insomma la loro visione di un mondo ideale, esattamente Shamballa, che sarebbe un mondo ideale per gli antichi, non è poi tanto distante dalla nostra. Più volte ha parlato di concentrare le forze come un laser concentra la luce, per riuscire a ottenere qualche cosa di concreto. E quindi ci ha proposto di unire le forze per individuare un progetto e realizzarlo. Ci hanno lasciato carta bianca sul tema di quale progetto realizzare e ci ha chiesto solo che il progetto fosse economicamente sostenibile e in qualche modo concreto, quindi una cosa che è realmente fattibile. Quindi ci siamo già dati una data per rivederci, ovvero i primi del 2019. Di sempre da loro a Massa Lombarda, organizzeremo un workshop per tirar fuori definitivamente delle idee. Giusto per inquadrare un po' i progetti attivi di Wasp, loro lavorano sulla produzione delle case, la stampa di case, hanno molti progetti di arte e cultura, stanno sviluppando anche progetti per produrre energia ecosostenibile. Hanno anche progetti di artigianato digitale, ovvero abbiamo visto delle simpaticissime sedie stampate o altri oggetti simili. E poi molto interessante collaborazione per la salute con protesi, pure l'evoluzione dei gessi, di busti correttivi fatti su misura e non per ultima il cibo, dei moduli per la coltivazione, eccetera. Quindi queste potrebbero essere per esempio delle idee per il nostro progetto comune. Quindi noi appena avremo superato il nostro evento prossimo, ovvero un evento per celebrare i 50 anni dal 68, ci lanceremo in questo progetto. E appunto per parlare di questo progetto passerei la parola a Veronica, che è qui a fianco a me, per parlare un po' del nostro evento che si terrà tra non molto qui a Milano. Quindi Veronica, raccontaci un po' di questa giornata. Allora, come hai anticipato tu, effettivamente si tratta di un'occasione molto importante che è quella del cinquantenario dal 1968. Perché l'abbiamo pensato? L'abbiamo pensato perché sostanzialmente vorremmo chiederci
come mai la storia non ci insegna sempre le lezioni che dovremmo imparare, o come mai noi non ci disponiamo, non ci predisponiamo per imparare appunto queste lezioni della storia. Quello che si vorrebbe fare sarebbe cercare di riflettere intorno a dei principali interrogativi, cioè quali fossero gli obiettivi principali che si proponevano i sessantottini, da cosa è nata appunto la rivoluzione culturale, studentesca, operaia e generalizzata, insomma, del 68, e come mai sostanzialmente non si sono raggiunti gli obiettivi principali che si sono prefissati, ma allo stesso tempo alcuni sono stati raggiunti. Diciamo che sto cercando di sintetizzare al massimo i nostri interrogativi, che sono anche più di uno, più di questi qui che vi sto dicendo, e però allo stesso tempo sto cercando anche di farvi capire quello che è stato lo spirito che ci ha animato per creare questo incontro. Un incontro in cui vorremmo non che fosse, come sempre, un pubblico supino che ascolta e basta, ma un pubblico che partecipi alla discussione, un pubblico possibilmente formato anche da persone più o meno esperte, da persone magari che hanno fatto il 68, quindi in effetti ci aspettiamo anche persone di una certa età, perché i sessantottini o gli ex sessantottini chiaramente oggi hanno 70, 75 anni, ecco, quindi in effetti non è neanche facilissimo reperirli per parlare in qualità di esperti, e stiamo lavorando anche su questo. Questo evento sarà il 10 novembre, e il 10 novembre al Chiama Milano, ormai ho una sede più che rodata per quanto ci riguarda, visto che è una delle poche sedi milanesi completamente gratuite, aperta alla cittadinanza, alla popolazione milanese, in cui a noi fa molto piacere andare, anche perché si trova in pieno centro. L'occasione sarà un'occasione di incontro, come vi dicevo, con esperti, gente di tutti i tipi, gente anche semplicemente che vuole porsi delle domande, che vuole riflettere su questa pagina della storia, che in qualche modo ha influenzato comunque sia anche ovviamente gli anni successivi, e cerchiamo chiaramente di diffondere il più possibile l'evento e di farlo girare il più possibile, perché ci piacerebbe proprio fare un incontro veramente partecipato. Grazie Veronica. E come ultima news italiana passiamo alle nuove piattaforme che stiamo utilizzando. Partiamo subito dalla piattaforma di comunicazione. Dopo tanti anni di utilizzo abbiamo mandato in pensione, quantomeno per le riunioni settimanali, il TeamSpeak. Siamo passati a Discord, che è un altro software di chat vocali multiple. Il movimento internazionale si è spostato su Discord ed effettivamente è molto più semplice da usare, più intuitivo, funziona meglio e quant'altro. Trovate le istruzioni per poterlo installare sulla pagina del sito zagastitalia.org/podcast, e lì ci potete trovare ogni mercoledì per gli incontri settimanali, o una volta al mese la domenica per quelli mensili riassuntivi delle news. Tra l'altro stiamo anche lavorando ad altre piattaforme nuove, le stiamo ancora testando, ad esempio Trello per organizzare meglio le attività, l'avanzamento lavori dei progetti, Canva per fare progetti grafici condivisi, e poi stiamo per lanciare dei gruppi WhatsApp e Telegram di informazione del Movimento Zagast Italia, quindi rimanete sintonizzati sui nostri canali che verranno fuori a breve tutte queste informazioni. E adesso passiamo invece alle news internazionali. Prima news è quella dell'OSI Day 2019, quello globale, che quest'anno verrà fatto in Argentina, esattamente a Buenos Aires. Infatti il capitolo argentino, supportato anche da altri capitoli sudamericani, sta organizzando l'OSI Day 2019, che si terrà il 23 marzo. Per il momento è disponibile l'evento Facebook, se volete registrarvi. Nei prossimi giorni, spero nelle prossime settimane, arriveranno maggiori informazioni su costi, prenotazioni, programma e quant'altro. Quindi se siete interessati a fare un giro in Sud America, vi consigliamo di registrarvi all'evento Facebook, oppure potete contattare via mail Polina del gruppo internazionale polacco all'email che troverete in descrizione. Passerei adesso la parola a Christian per invece parlare di un altro progetto interessante del movimento internazionale, ovvero il sondaggio Zeitgeist. Christian. Sì, parliamo di un sondaggio che farà il movimento Zeitgeist e tutto il mondo. Sarà principalmente focalizzato sullo spirito culturale e morale del tempo, ovvero
quello che noi chiamiamo Zeitgeist, e saranno partecipi, spero, tutti i capitoli nazionali per andare a determinare una sorta di visione olistica di quello che è lo Zeitgeist e ripetere questo sondaggio di anno in anno. Dopo circa 1-2-3 anni avremo dei dati da valutare e con questi dati potremo valutare anche un progetto di transizione, quindi quale sarà il posto, il luogo più adatto per sviluppare un progetto di transizione. È aperto a tutti, quindi si può collaborare, si può dare una mano per decidere come utilizzare questi dati e come strutturare soprattutto questo sondaggio. Per ora questo è tutto, non abbiamo altre notizie, quindi ripasso la parola a te. E io la passo direttamente a Veronica, che ci parla di un altro progetto che la vede coinvolta per la persona che l'ha lanciato. Esattamente, allora Colin Turner ne avevamo già parlato, il nostro amico irlandese che è stato ispirato ampiamente dal movimento Zeitgeist e ha fondato il suo statuto del mondo libero, The Free World Charter, che è una organizzazione che tutti potete vedere collegandovi direttamente a freeworldcharter.org, appunto lo statuto del mondo libero che in buona sostanza riassume tutto ciò che noi, ma anche il progetto Venus, abbiamo cercato di delineare all'interno dei nostri docufilm e all'interno delle nostre azioni e dei nostri progetti in tutti questi anni. Lui ha cercato di sintetizzarle, semplificarle e renderle forse più accessibili in un certo senso all'interno appunto di questa organizzazione, di questa, chiamiamolo, movimento. E collateralmente, diciamo, stanno sorgendo anche diversi altri piccoli progetti, ma molto interessanti e molto promettenti, come per esempio il Free World One, che è una nuova iniziativa ibrida, in questo caso for profit. In effetti lui è di quelle persone convinte del fatto che per combattere il sistema monetario bisogna anche cercare di combatterlo dall'interno, ed è uno dei mezzi possibili che si possono appunto utilizzare, certamente, come molte persone pensano, ed è giusto che pensino. Ecco, questo è solo uno dei modi disponibili e certamente ha la possibilità di sensibilizzare le persone sotto vari aspetti. In questo caso in particolare si tratta di varie attività educative di sensibilizzazione e progettazione sperimentale, e poi i profitti generati dai progetti appunto etici e sostenibili dell'azienda, che è appunto il Free World One, saranno utilizzati per sostenere vari progetti non profit. E quindi, insomma, diciamo che la cosa più entusiasmante, diciamo così, è il progetto educativo chiamato Life Games, che è per promuovere la solidarietà e la cooperazione e il pensiero critico attraverso divertenti attività in classe per i bambini. E insomma, questi libri dovrebbero anche essere in vendita nelle scuole già dalla prossima primavera. Quindi, insomma, è un progetto interessante, diverso dai progetti che normalmente noi lanciamo o promuoviamo, perché appunto è un progetto for profit, quindi dichiaratamente, diciamo così, dentro il mercato, pienamente dentro il mercato, anche se per scopi di finanziamento anche dei progetti non profit, appunto, come abbiamo detto. Quindi molto interessante, da approfondire certamente per chi voglia, e quindi potrete entrare direttamente appunto nel sito di Free World One per saperne di più. Bene, sono terminate le news, quindi vi ricordo i prossimi eventi italiani, saranno appunto il 10 novembre questo evento sui 50 anni del 68 a Milano. Invece, se volete mettervi in contatto con noi, ci potete trovare ogni mercoledì alle 21.45 sul canale Discord. Troverete informazioni sul link di questo video, per esempio su come partecipare ai podcast e tutto il riassunto di questo podcast con i link ai vari siti. Quindi vi saluto, grazie a Veronica, grazie a Christian, ci sentiamo il mese prossimo. Grazie a te. Ciao, grazie.